Allora, dottor Pansini, lei è il direttore generale della ASL Bari 4. Bari. ASL Bari, è vero, adesso le ASL insomma non esistono più, 4, 3, 2, tutta accorpata nella provincia di Bari. Circa l'ospedale di Rutigliano, io ho qui davanti a me due atti aziendali della ASL che un po' rimodulano un po' tutta la, come dire, la struttura ospedaliera della provincia di Bari. E tra l'atto aziendale del 23 luglio e questo ultimo atto aziendale c'è una sorta di discrepanza, cioè qui ci sono praticamente i 16 posti letto della riabilitazione che comunque mantiene la denominazione di COR, che è centro ospedaliero della riabilitazione, quindi c'è nell'ultimo atto aziendale la riabilitazione è zero anche la lungodegenza, però ci sono altri servizi di cui parleremo. Però la ritroviamo come servizio territoriale. Ora, che differenza ci sarà? Come si configurerà questo centro servizio territoriale della riabilitazione rispetto a quello che è oggi a Rutigliano? Allora, la differenza è questa. Ovviamente i posti in sostanza rimangono di riabilitazione e sono di riabilitazione. Per un problema normativo non possono più essere catalogati come posti di degenza ospedaliera, altrimenti riberrebbe a livello ministeriale una struttura di tipo ospedaliero. Mentre sostanzialmente i posti rimangono lì e sono diventati posti di riabilitazione come lo sono tuttora, però ex articolo 26 che normativamente fa parte dell'assistenza di tipo territoriale. Questa è la differenza, ma la sostanza è che rimangono i posti di riabilitazione. Quindi posti letto di riabilitazione attivi 24 ore su 24 come lo sono oggi, quindi sostanzialmente non cambia nulla, è cambiata solo un po' la denominazione. Sì, ecco, perché altrimenti dal punto di vista normativo, se noi li facciamo, ora dovrei entrare in un dettaglio tecnico, facendoli rientrare come DRG codice 56 che era quello di prima, viene etichettato come ospedale, ciò non è concesso dal Ministero, d'altra parte in fin dei conti si tratta della riabilitazione delle strutture private accreditate che come sapete oggi sono molto ricercate non essendoci un'offerta dal punto di vista pubblico, quindi noi vogliamo creare un'offerta dal punto di vista pubblico, Rutigliano ne sarà un esempio. Quindi l'ospedale non chiude? Come ospedale sì, etichettato come ospedale, sì. E diventa un polo riabilitativo, ma i posti letto rimangono. Fermo restando gli stessi servizi di oggi, cioè la riabilitazione traumatologica, mi pare. Riabilitazione traumatologica da ortopedia, certo. Post ortopedia acuta, e più tutti i servizi che sono già presenti, quindi radiologia, servizi di offerta di prestazioni di laboratorio, anzi devono essere potenziati, così pure le altre, un centro di alcolologia anche, che sarà l'unico nel centro di Bari, adibito proprio all'assistenza territoriale in questo caso specifico. A proposito di questi 8 posti letto di alcolologia che dovrebbe sostituire la lungodegenza, credo che la lungodegenza venga diciamo sostituita, cioè non portata via da Rutigliano, sì. Sostanzialmente mi pare accorpata a Triggiano. Sì, vengono accorpate tutte le lungodegenze nei reparti di medicina perché è una più logica. Certo. Che cos'è questa unità di alcologia? Questo è un problema molto importante perché già a livello nazionale si è visto che tutte le patologie di tipo alcolico, cioè patologie croniche, etilismo cronico, non devono più essere curate nemmeno in ospedale, ma proprio a livello territoriale, perché hanno bisogno di un apporto di territorio, non sono persone che devono essere ricoverate per un problema acuto, ma che devono essere seguite territorialmente. Noi abbiamo voluto puntare ancora di più dando una possibilità nei casi in cui hanno bisogno di una maggiore attenzione, di una possibilità di breve degenza, però sempre a livello territoriale. Quindi la platea di pazienti a cui si riferisce questa unità è l'alcolismo conclamato con conseguenze, sì, cliniche, quindi cirrosi epatica, sì, cronica. È un centro di assistenza riabilitativa a patologie di etilismo cronico. Senta, per quanto riguarda invece
tutti gli altri servizi che noi abbiamo a Rutigliano. Io leggo qui sempre dal prospetto dell'atto aziendale: patologia clinica, cioè laboratorio analisi, strutture semplici da definire. Cosa significa da definire? Noi il laboratorio ce l'abbiamo già, che svolge la sua funzione da anni. Il problema è questo. Dopo entro nel campo mio specifico, perché io sono medico di laboratorio e faccio parte della Commissione Nazionale. A livello nazionale è obbligatorio rifare una riorganizzazione dei laboratori. Ciò non significa togliere le prestazioni ai cittadini, ma riorganizzare il sistema, identificando grossi centri dove si fanno la fase analitica delle prestazioni. Perché? Perché le macchine e le grosse tecnologie assorbono meglio la domanda del mercato. Nel caso specifico, Rutigliano diventerà un grosso centro prelievi, sul quale dopo anche bisognerà migliorare il servizio ai cittadini. Cioè il cittadino andrà lì, farà le analisi e via telematica avrà le risposte lì stesso, non si deve spostare. Che dopo le indagini si facciano in un altro centro, a questo non interessa al cittadino, al cittadino interessa avere il servizio. Però nello stesso istante ci sarà, e questa è una gara che stiamo approntando, siamo proprio agli inizi, a parte la via di informatizzazione telematica comune per tutta l'ASL, anche delle cosiddetti POCT, cioè sono dei servizi di emergenza analitica messi in questi centri di prelievo che serviranno per quei cittadini, faccio un esempio, che per esempio sono sottoposti a una terapia neoplastica e per cui hanno bisogno di fare un emocromo perché è urgente per poter seguire, la faranno in loco, senza che il trasporto del campione avvenga da Rutigliano nel centro di. Questo sarà la rete dei laboratori, che è un modello approvato a livello nazionale e deve essere applicato a livello regionale. Anche la radiodiagnostica, io qui leggo una struttura semplice, sempre di senologia, una struttura semplice da definire. Cioè anche qui, anche queste strutture sono ancora da definire. Non da definire, ci saranno lì, nel senso da definire le modalità organizzative. Ah, però la struttura rimane così com'è, cioè la radiologia continuerà a svolgere il lavoro che svolge oggi. Esattamente. La radiologia, lo stesso, qui stiamo ancora più indietro rispetto alle strutture del nord, perché anche qui la telematica con i sistemi permette la refertazione a distanza. E noi non abbiamo ancora questa infrastruttura, stiamo vedendo di applicarle sul laboratorio prima e dopo in futuro anche sulle radiologie, quindi le strumentazioni rimarranno in sede, e anzi dovremmo rivedere il parco tecnologico per vedere se è vetusto o meno. Là invece la farmacia ospedaliera che noi abbiamo diventa farmacia territoriale, rimane la farmacia, però svolge il suo compito a livello territoriale. L'UDT? Noi abbiamo, mi pare, 12 sì. Posti di UDT, unità di degenza sì, territoriale. L'UDT attualmente temporaneamente rimane, però noi dobbiamo valutare nell'ambito di tutta l'ASL l'effettiva efficacia e produttività di queste UDT, che non sono delle strutture ospedaliere, ma sono delle strutture di supporto ai medici in medicina generale. Però dobbiamo capire bene, effettivamente non è mai stato fatto un'analisi di rapporto costi-beneficio. Direttore, noi abbiamo anche un altro importante presidio della sanità territoriale, che è il poliambulatorio a Rutigliano, che insomma è storico. E attualmente mancano delle specialistiche importanti, tipo l'urologia, sì. Manca l'urologo, manca l'oncologo, manca qualche altra che adesso mi sfugge, che non sono manco presenti a Mola di Bari, che fa parte del distretto sociosanitario 11, per cui i cittadini di questo grande distretto, che è quello 11, rispetto a queste specialistiche, diciamo, è scoperto sul piano dell'assistenza territoriale pubblica. Come mai abbiamo questa defaianza rutigliana sul piano del poliambulatorio? Le defaianze a livello di specialistica territoriale non sono solo rutigliano, sono un po' disseminate a macchie di leopardo su tutta la ASL, anche a livello regionale. L'impegno di questa ASL, già prima del cosiddetto piano di rientro, è che ha impiegato più risorse per potenziare proprio il territorio, in particolare le specialistiche. Si ripropone, una volta definito il piano di rientro a livello regionale, questa direzione farà degli incontri con i direttori di distretto, li ha già iniziati a fare per alcune aree, proprio per cercare di capire quali sono le necessità e di potenziare, quindi se eventualmente verrà confermato che ci sono carenze in questa specialità, sicuramente verranno potenziate. La ringrazio, direttore.